Purtroppo una brutta notizia, questa mattina presto, insomma, attorno alle 10, 10 e mezza, uno dei fratelli che sono i Busiari, conosciuto di tutti, è il detto Busiaro, Stefano in questo caso, tra l'altro li conoscevo tutti quanti, erano quattro fratelli, uno era ammaccato ancora tempo fa, se non sbaglio Franco, e poi c'è Gabriele e Massimo, se non sbaglio, quindi sono quattro fratelli. Stefano ancora tempo fa dovrebbe avere sui 55 anni, un'età del genere, deve essere più giovane di me, sono tutte persone, ragazzi proprio a posto, lavoratori, senza grilli per la testa. Stefano ancora tempo fa aveva fatto un intervento molto importante qualche anno fa, però l'aveva passato, insomma, stava sempre attento, non eccedeva, insomma, questa mattina non sappiamo bene come ha avuto questo malore e in un attimo sono arrivati i sanitari 118, hanno cercato l'impossibile di rianimarlo, sono andati a lungo. Tra l'altro purtroppo la scena era visibile perché loro hanno nel canale lombardo interno, hanno la base, perché loro hanno anche dei vivai, sono degli storici coltivatori di peocci, sono pescatori, hanno tutta un'attività legata alla laguna, alla pesca in laguna. E praticamente sotto gli occhi di tante persone abbiamo visto questo tentativo di rianimazione. Tra l'altro c'era anche il figlio con cui era legatissimo, nel suo profilo si vede, sul suo proprio profilo WhatsApp c'è lui, una foto di qualche anno fa con il figlio piccolo ancora che sono in montagna e proprio di fronte, mentre questi sanitari cercavano di tutti i modi di rianimarlo e non c'è stato niente da fare, quindi porgiamo le condoglianze a tutti i fratelli, alla moglie, al figlio. È stata veramente una cosa improvvisa, non ci si aspettava. In questi casi, veramente, soprattutto per chi li conosce da tempo, che rappresentano proprio una generazione di pescatori, sempre, diciamo, legati all'ambiente, rispettosi dell'ambiente. Ricordo Stefano che anni addietro proprio Stefano mi aveva chiamato perché c'era, credo anzi di montarvi il video quando mi aveva chiamato perché avevano lasciato una barca abbandonata lì e la barca era affondata, era un relitto e mi aveva proprio chiesto espressamente di fare un servizio perché sembrava che la barca fosse abbandonata da loro. Loro anzi più volte avevano cercato di fare in modo che sta barca non affondasse, era un ragazzo storico, anni fa. E quindi erano molto infastiditi perché appunto erano contrari a queste cose, loro erano molto precisi, molto scrupolosi. Per il momento tutto quello che abbiamo da dire è questo, rinnoviamo le condoglianze agli amici, fratelli Casson e tutti i familiari. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.